Sindaco, sono trascorsi 66 giorni dal giorno del ballottaggio e della sua vittoria alle ultime elezioni amministrative che hanno cambiato la guida della città. Lei appena eletto aveva detto che dal giorno successivo avrebbe cominciato a lavorare. In questi due mesi su cosa avete lavorato? Siamo già partiti con la DMO, abbiamo aumentato la tassa di soggiorno che nessuno, nonostante tutti dicessero che era necessario, l'aveva fatto negli ultimi 13-12 anni, una cosa del genere. L'abbiamo portati a una cifra in linea con le altre città termali o anche città turistiche d'Italia, era bassissimo e così è il primo passo per finanziare la DMO che partirà da anno nuovo. Sulla DMO stiamo lavorando, ha buttato giù lo statuto che adesso è al vaglio del notaio incaricato, quindi noi contiamo nel giro di poco tempo di andare a istituire questa DMO con un finanziamento molto importante, perché dai conteggi che hanno fatto gli uffici, anche da un banale conteggio matematico, dell'anno prossimo noi avremo un gettito maggiore della tassa di soggiorno intorno a 1,5 milioni di euro, fino anche a 1,8 milioni. L'80% di questo finirà nella DMO. Quest'estate è stato anche il periodo delle polemiche che hanno coinvolto la Polizia Municipale. Occorrono più agenti? A che punto siamo? Assolutamente sì, è arrivato un funzionario, ne arriverà un altro nel prossimo mese. Un agente dovrebbe arrivare entro la fine anno, dovremmo riuscire, gli uffici stanno lavorando per trovare le risorse e nel 2025 l'idea è di assumere 5 agenti di Polizia Municipale. Piscina comunale, tante le polemiche, c'è stato un sopralluogo recente da parte della Giunta per verificare la situazione, che cosa è emerso e che cosa succederà. In particolare la piscina coperta è pericolosa. Questo non vuol dire che noi vogliamo chiudere e non vogliamo riaprire la piscina interna, lo dico da subito, la nostra priorità è tenere la piscina aperta e dare un servizio, ma darlo in assoluta sicurezza, per valutare la possibilità di una chiusura con la terza struttura esterna. Grazie. Grazie a te.